di Machiavelli e di Totò, cresciuti con una morale cattolica e con il rock and roll. C'ero? Posso fare Little Gatto? Siamo figli di Pitagora e di Cajadei. Posso? Posso. Noi siamo buggati e tu? Ho visto. Grazie ai Thermos per il raid. Che bello. Che bella live. Che bella. Bravi. Mi sono proprio divertito con la vostra Lives. Peccato che niente. Non gliene sbatte un cazzo a nessuno di GTA Online. Sono molto triste per questa cosa. Però mi sono divertito. Bravi. Bravi Thermosifoni. Bravi. Bravo Marco, soprattutto, che è finito sotto parecchie volte. Grazie a Fenk per i suoi 11 mesi. Buonasera, gatto, e siamo a 11. Grazie. E grazie a Mattamir, 8 mesi. E andiamo, dice. Chi c'è? Nick Floyd, un abbraccione a lei, 5 mesi, grazie. Grazie a Cioppi per i suoi 18. Grazie mille. Preparatevi. Sono un po' io, Luke, sono un po' dispiaciuto perché... Red Dead Redemption l'ho comprato sulla One per giocarci e sulla Play 4 per giocarci con loro, e come dicevo stasera sto iniziando ad annusare il profumo dell'inculata, no? Non era GTA Online, vabbè, era Red Dead Redemption 2 Online, avete capito, insomma, l'annusata di inculata ormai la sto sentendo. Che dobbiamo fare? Ormai è così, amen. Mi chiamo Gattofix oggi, esatto, da buone. Grazie ex Nomis, 11 mesi di ficcanza, le si vuole bene, gattone, grazie mille. È uguale, dice Gabriel. Non è vero, non è vero. Non è vero. Grazie anche alla Medusa Ubriaca. Quanto sono felice, non lo so, dimmelo tu. Allora, prima di iniziare con il gioco della vita, con questa sera vi vorrei mettere in hype perché oggi ho ricevuto una telefonata parecchio interessante. Due telefonate parecchio interessanti. Una di cui non vi posso dire assolutamente un cazzo. Non vi posso dire niente, ma farò, diciamo, dei viaggetti il mese prossimo e il mese dopo. Dei bei viaggetti con l'aeroplano. Presente? Ovviamente arriveranno dei video adeguati alla situazione. Non dico. Vi hypo. E grazie a Blackfire, 4 mesi. Signor Gattone, grazie della compagnia. A lei! No, Dabo, non è quello, ne parliamo poi con calma, non parlavo di me stesso, parlavo di Red Dead Online in generale. La live di Thermos è andata molto bene come comicità, però i numeri purtroppo non erano quelli che ti aspetti da un gioco che è appena uscito. Ma è un discorso che abbiamo già fatto anche stamattina e ieri sera, non voglio assolutamente tediarvi. La seconda telefonata invece arrivava da hype, perché tutti voi che avete... potete ancora farlo, attivare hype tramite il mio link per avere i 10 euro direttamente alla prima ricarica. Mi hanno fatto avere dei buoni Amazon che in teoria dovrebbero arrivare tra stasera e domani, non si sa quando. La cosa figa è che con quei crediti Amazon comprerò delle cose che poi vi mostrerò. Sono già qui in mente le recensioni di oggetti fantastici che forse non dovrei acquistare da Amazon. Si chiamerà così la rubrica su YouTube. Ma anche qui vi ho detto veramente troppo. Vedrete. Qua si verranno a creare delle situazioni di divertimento. Dove trovi il link, Daniel? Guarda, te lo passo subito, aspetta. Te lo passo subito io. Jules, appena mi danno due soldi su Amazon, come sai, mi basta poco per per sbagliare e andare un po' fuori rotta. Comunque ecco qui. Oggetti fantastici, devo trovarli su Amazon. Ma non ciacciariamo troppo, perché quest'oggi si va su Asterix e Obelix XXL2, che, se la memoria non mi inganna, e non dovrebbe perché ho controllato poco fa su Wikipedia, è un gioco uscito anche su, cioè prima su Play 2 e Wii e PSP e un sacco di altre console di una volta. Premo un tasto e lo premiamo. Grazie a Dedabus, 10 mesi, come le dita delle mani e anche quelle dei piedi. Jozu ne fa 17, non so più cosa dirvi, però auguri, grazie. Monado, siamo a 3, grazie per i bei momenti che ci regali. A te. Allora, qui ci sono le... Porca vacca, ci sono le opzioni. Io i suoni li abbasso un altro pochino, eh. No, in realtà, voi li avete giusti.
Boh, vabbè. La cosa strana è che anche... Minchia, quel Dengar era alto comunque. Questo è alto. Eh sì che è alto, vabbè. Ha qualità grafica alta, ok, sono riuscito a cambiarlo. Niente, come non detto. Come non detto. Se per caso siete sub e vi parte la pubblicità lo stesso, non temete, voi non siete pazzi, pazzo Twitch. Perfetto, Gabriel, quindi non funziona un cazzo. Normale, dai. Non spegnere il computer. Che bel consiglio. Che giocone, eh? I bei tempi. Qui gli Audi sono veramente a caso. Che grafichina! L'hanno modernizzato come Spyro, bravi. L'audio però. Che volume! Cazzo, hanno upscalato quello della PSP qui, velo... Che collo più incolla goloso. L'hanno anche ripicciolato. Panoramix, cosa succede? Calma, Alias, stiamo aspettando 76. Temo che sia in ritardo come al solito. Eccolo. Eccolo! Scusate, amici, avevo scordato l'anello sotto il pentolone. Come state? Bene come il sole, ma andrebbe meglio se Panor... Vengo subito al punto. Conoscete tutti i piani di Cesare per conquistare il villaggio gallico? Il mio villaggio? Niente di Certo. nuovo, eh? Beh, credo che sia... Diciamo un pelo di baffo dal riuscirci. Per Accidenti! Zeus! Per Velenos! Rodino! Per Dirnirindino! Fate chiacchiere, Panoramix! Grazie alla tua pozione che dona poteri sovraumani ai tuoi guerrieri, il villaggio non ha paura dei romani! Per sottometterli Avete in riconosciuto disagio, il Cesare avrebbe suonino? bisogno di dare alle sue legioni una forza Il ancora più visore? grande! E non conosco nessuno che possa controllare una così grande potenza! Bravo Tranne Luca! voi, ovviamente. Precisamente. Mi si sente? Bravo! Bis! Iterum, come si dice a Roma! Meraviglioso, caro socio! È un bel gruppo di druidi! Sono tutti tuoi, nobile Cesare! Fanne buon uso! Puoi contarci, Panoramix! Portateli via! Ma che twist! Una serpe in seno, ma proprio Panoramix. Cosa? Panoramix? Un traditore? Lo più Che alto sei di tu per poter prima. dire queste cose di un grande druido? Il mio nome è Sam Schiffer e riconosco il traditore quando lo vedo, dato che anch'io sono traditore di Roma. Non tradirei il tradimento se il tradire non portasse Sam Fisher? Beh, ma non ho capito una parola di cosa ha detto Asterix. Così tu hai la sfacciataggine di venire nel nostro villaggio per calunniare il nostro druido senza prove e per di più ammetti di essere un traditore? Sì, Beh, allora sono dalla Plankton. vostra parte, Gallo. Lasciagli finire la storia, Asterix. Mie orecchie però. È vero che Panoramix è stato un po' strano ultimamente. Sai, settimana scorsa non ha voluto darmi la pozione magica. Vabbè. Ma lui non ti ha mai dato la pozione magica, Cosa fa? Obelix. Cosa Sei fa? caduto nel pentolone da piccolo. E questo non fa di Panoramix un traditore. Voi credete al primo romano che capita. Pertutatis, è fuggito. Proprio come un ladro. Sono qui, Gallo. Vuoi le prove? Ecco le prove. Perché si è ucciso nel mentre? Il falsetto d'oro di Lo so, Fafo, lo Panoramix. so. Pertutatis, se Panoramix fosse qui, potrebbe spiegarci tutta questa storia. Ma solo Belenos sa dove si è andato a cacciare. Si trova a Las Vegum. La Svegum? Cos'è la Svegum? Las Vegum, situata nel cuore di Roma, questa città di lussi e piaceri è dedita all'intrattenimento sportivo per la felicità dei romani di ogni luogo.
La Svegum offre a ogni ora gladiatori che combattono per una morte gloriosa, schiavi malvestiti dati in pasto a leoni affamati 7 giorni la settimana. Ma soprattutto la Svegum offre un'accoglienza unica e un'atmosfera di festa in un ambiente da tavola. Passeggiate per le romantiche colline di Lutezia come se foste realmente lì, ridete a crepapelle sulla gioiosa isola dei pirati e trasportate... Io vorrei mettere in pausa per abbassare il volume, ma ho paura di skippare. La Svegum, la vacanza romana che non dimenticherete. Apertura imminente. Una produzione Giulio Cesare. Mi ha parlato nel cuore. Una città di divertimenti, sono pazzi, questi umani. Asterix, tu e Obelix andrete a Roma. È l'unico modo di scoprire perché Panoramix ci ha traditi. Per scoprire se ci ha traditi. Ma il volume si sta alzando? Ecco, sì, è quello che volevo dire. Vengo con voi, Galli. Stai ben lontano da noi, Sam Schiffer. Questa storia... mi sembra una trappola, ma non l'abbiamo scelta. Allora andiamo, Obelix. Il volume sta andando sempre più su, non è possibile. Oh. Abbassiamo un po', tipo al... Ma senti che l'audio sparisce. Allora, ogni volta che abbasso un attimino l'audio fa un piccolo bang. Non si sente più. Mettiamolo al 20, dai. Sottotitoli ci sono, ok. Ma non è possibile! Grazie mille alla nube che corre che fa 24 mesi, Gabri Shadow che si suba, Rocco Villa che fa 17 mesi e Raycrot che fa 5 mesi. Gatto, mi fai in bocca al lupo per un concorso. Tantissimi auguri a te e a me che sto per uscire dal menu. Pronti? Ok, accettabile. Per me è accettabile così. Moderatori, che dite? Uff, però dai, l'hanno pulito un po' graficamente, ci sta. Ok, salto, che pugno lungo che aveva dato così la che calciazzo. Va bene, perfetto, grazie. Ma c'hai i capelli di Super Saiyan terzo livello? Cazzo, è uno di quei giochi che quando lo sistemano... Guarda i capelli! Guarda che diventa Super Saiyan terzo livello! Vaffanculo! Che tutto strecciato. Vabbè, andiamo! Andiamo, Obelix! Spacchiamo il culo a questi romani. Ma i palloncini... Ci sono i palloncini con Link di Zelda, guarda! C'è Link... E basta, altri così generici mi sembrano. Meno che quello... Cosa sono? Devo prenderli quelli, immagino. Perché si allunga tutto. Oddio mio. Adesso è molto basso l'audio invece. Aspetta. E non lo sento. C'è stato per un attimo. Non si... Ok. Un pelo gommoso. Qua si spaccherà. Non si sentono gli effetti sonori. Ma porca puttana. Com'è possibile? È bassissimo. Vabbè, non importa. Scommetti, dici... Vai. Ma che inculata. E niente, è tornata la musica. Ma porca vacca, lo fai apposta allora, sei stronzo. Proviamo a passare solo la musica. Ok, va bene. Ok. Salve Romani! Ah, si combatte. A pugni! Oh, 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 che carica! Ma che, come sono gommosi! Bravi, datemi altri elmi. Me ne danno 4 ciascuno. Buono. Dai, Defix, dacci una mano, cazzo. Posso switchare tra Asterix? Ho premuto un tasto, non avrei dovuto. Ah no, è la cazzi. Devo bussare? No, Obelix, altrimenti la rompi. Oh, sì, certo. Galli! Guarda, Asterix, il nostro amico, il traditore. L'amico traditore? Non dalla porta principale, Galli. Il parco non è ancora aperto al pubblico, ma ah, conosco un'entrata segreta. Di là, dietro quel blocco. Tocca a te, Obelix. Vai. Traditore, tieni questo. Come lo tiene? Ma è fortissimo. Ti stiamo aspettando, Sam Schiffer. Andate avanti, Galli. Io vi raggiungo. È Sam Fisher, sì, Daniel. Adesso sono... Ah, ok, con i dorsali si switcha, perfetto. Però io volevo raccogliere anche gli ultimi cose. L'ho lasciato indietro dei... Era fortissimo, per un attimo è stato fortissimo. Date a Cesare quel che è di Cesare. Guarda qua, che belli. Si spaccherà il busto di Cesare? No.
Ma Obelix magari lo fa. No, ci sono rimasto un po' male. Ok. Cazzo, qui c'è un segreto. Chissà come si chiama questo personaggio. Non si può parlare. Lo devo picchiare? Mi scusi? Lo meniamo questo. Ah, nulla. Come non detto. Mi ricordava qualcuno? Non lo so se qualcuno ha avuto il GameCube, magari. Vaffanculo. Ma guarda che ci sono i, le maschere con le orecchie da topolino. E la Disney gliel'ha permesso senza ucciderli tutti. Bravissimi. Ma andiamo avanti, che sennò non procediamo qui. Tutte le scarpe che abbandonano. E noi raccogliamo gli elmi. Le scarpe non ci interessano per nulla. Sai com'è, i galli sono collezionisti di teste. Vai. C'è del rumore qui. Salve. Altri romani. Ma non mi ha spiegato i tasti, non mi ha spiegato niente. Vabbè. Come una volta. A caso finché... Mi gioco due... Dai. Sono qui apposta. Ma che sfiga però, non è possibile. Ma devo ribloccarlo io? Ma no, ma si perde sempre, mano inculata. Ludopatia simulator. Questa mossa è power. Quella! Non riesco ad acchiapparli, non so come mai. Devo alzare gli effetti sonori che sono veramente molto bassi. Però gli effetti sonori mi sa che sono anche quel rumore che stiamo sentendo. Sì, vabbè. Ok. Abbastanza semplice per adesso. Quella che tega che gli ho dato! Ma come... È una carta del... di Alice nel Paese delle Meraviglie. È stato piatto. Devi stordirli per acchiappare. Ok, grazie. Allora, qua che dobbiamo fare? Andare di qui. Perfetto. Spacchiamo qua. Tranqui. Delle ragnatele. È nuovo, c'ha già le ragnatele. Stare sempre più in alto. Ora premi il tasto salto due volte. Ok. C'è una lettera qui. È di Falpalà? Nuova cartolina, ben giocato! Grazie. Me lo sono meritato. Ma serve qualcosa a raccogliere questi elmi oltre a perderli alle macchinette? Improvviso un tutorial, se puoi saltare sempre più in alto. Anche i romani possono fare il doppio salto, mi fa piacere, almeno saltiamo alla pari. Ah no, era un tutorial per farmi vedere che potevo saltare. Cazzo! Aspetta, prospettiva. Salve! Aspetta, gli do il pugno e lo acchiappo. No, non riesco ad acchiappare. Ops. Ops. Galli, dietro questa porta si trova il cuore di Las Vegas. Ok. Ma per entrare dovete trovare il modo di aprire la porta. Ok. È bloccata da un sistema di sicurezza ultramoderno. Lo spacca Obelix. E quattro torce? Ah. Ora sono tutte spente. Okay. Ma se vengono accese, ta-ta, la porta si apre. È un po' strano. Dice che è un sistema di sicurezza infallibile. E come accendiamo queste stupide torce? Come infallibile? Le varie torce nella stanza. Date un piccolo colpo alla torcia e subito la luce splenderà nel buio. Ma come? Io aprirò la prima stanza e vi aspetterò lì. Grazie, Sam Fisher. Che sistemi! Bravi. Non mi ha fatto niente. Oh, sapete. Scusa? Combattere, ragazzi, perché è il momento di dimostrarlo. Osserva questa porta, non si aprirà finché non avrai eliminato il numero di romani che vi è scritto sopra. Facile, eh? Potevano scriverlo in romano, sarebbe stata una chicca. Se fai qualche prova scoprirai che ci sono molti modi per picchiare un legionario. Ah, ecco il tutorial. Dopo. Ah, dove sono i romani? Grazie a Saba, posso rinnovare a scaccolo. Scusami.
Ah, no, nel senso che ti scaccoli. Modalità furia attiva. Colpisci continuamente un nemico finché il tuo pugno non prende fuoco. Ma attenzione, se non colpisci i nemici... Ah, ok, devo... È la combo. La modalità furia si disattiva, è chiaro. Non credo sia un grosso problema. Ce n'è proprio bisogno. Tra l'altro ho perso anche dei cuori, non so se avete notato. È del 2005 questo gioco. Ah dai, è invecchiato con dignità. Ve lo possiamo dire questo. Che succede? Ok, aspetta. Fighissimo. Bellissimo. Un po' troppo OP adesso, però va bene. Solo a quelli che ci hanno il regalo? Ah no, c'ho la barra della pozione magica lì. Ah, non l'avevo vista. I romani volino molto meglio. Non crediamo. Cos'è questo? Devono avere un'armatura più aerodinamica che riduce la resistenza dell'aria. Va bene. Sono gentili a fare questo per noi. Grazie a Ikiman per la sua sub. Pugno. Una fiamma accesa, una. E in più un piccolo piacevole scontro. Sembri me da giovane. Entra. Ci vediamo nella seconda stanza per accendere la seconda torcia. Va bene, ci vediamo lì. Ci sta. Dai, mi gioco altri due soldini nelle macchinette. Ormai sono diventato drogato. Mi ha dato della vita che non mi serviva. Ricorda che puoi controllare sia Asterix che Obelix in qualsiasi momento. Ma sta parlando con me. Scambio. È molto utile. Ha sfondato la quarta parete. Perché vi sono alcune cose che Asterix può fare, ma non Obelix e viceversa. Ogni tanto devi usare la zucca. Per esempio, Obelix può entrare in questo piccolo passaggio? No. Ovviamente no. Scusami. Grazie. Bella. Bella pensata proprio bene. Sono impiegati autorizzati. Scritto in romanesco e inglese. Cos'è questa leva? Non lo sappiamo. Il cartellino? Va bene. Queste sono le braghe di Obelix. C'era Sonic! L'ho visto! L'ho visto il costume di Sonic. Ripassa fuori. Subito. Quello è il maiale di... Sonic. Cazzo. Il maiale di Beyond Good and Evil c'è lì dietro. Eccolo qua. Chi era quello dietro Sonic? Bomberman, bravi! E niente, dai. Tutto qui? Ah, devo premere questo pulsante, forse. Ok, non c'è voluto tanto. Divertente, dello stesso colore di Obelix. Scusami. Scusami. Che devo fare io ora? Saltatore ti dovrebbe permettere di saltare in alto come me. Ma la spiegazione dov'è? Non ho capito. E non è un po' a caso? No, ok. Sì, però il punto è questo. Se io lascio lui qui. Ah, l'altro va in automatico, ok. Cazzo, sono anche intelligenti. Hai bisogno di entrambi i personaggi per aprire certe porte. Vabbè. Era veramente una cagata. Però dai, il tutorial va bene così. Due torce. Ci vediamo nella prossima stanza. Era il 2005, non avevo bisogno di spiegazioni. Giusto, è un bel modo di pensare, bravi. Dai, l'ultimo no, lascialo lì. Cazzo. Questa piattaforma attaccata a un cavo non ti ricorda qualcosa? Devi sapere che si è un po' evoluta. Asterix è l'unico che può salire a bordo, ma per farla muovere... Obelix deve stare nel punto segnato sul pavimento per prendere la corda. Va bene. Non serve tenere il tasto premuto. Qual è il tasto? Cioè, qual è il posto della corda, scusami? Non lo vedo. Questo? Ah, questa credo sia la corda. Ho detto che non serve tenere il tasto premuto, ma mi... Ah, giusto che c'ho il doppio salto.
Ah, ok. Bello, vero? Ce ne sono diverse altre. Forse anche qualcuna che si muove per conto suo. Guarda che bello l'Egitto qui. Qualcuna che si muove per conto suo, è incredibile. Bella. Loris, gatto una sub in cambio di far addormentare il mio piccolo di 6 mesi. Non dovresti tenere la live col volume, mi sa. Soprattutto non con questo doppiaggio. Però ti ringrazio. Le porte mi sembrano rinforzate. Credo che ci voglia qualcuno grosso e forte per abbatterla. Come non c'è nessuno grosso qui, so io cosa intendo. Ho capito. Ehi, mi ha chiamato un ciccione. Svegum saranno due. Ci vediamo. Ah, sai già come. Morinix, 25 mesi, buon Natale a lei, grazie mille. E dai, sempre uno ce ne avanza però, che fastidio. Che sia una bomba quello con la faccia di Bomberman. Questa grossa palla è una bomba, quindi fai attenzione. Dovrebbe riuscire a buttare giù quel muro che mi pare un po' fragile. Ma prima di tutto devi liberarti la strada eliminando questa piccola... Non l'ho giocato all'epoca. Prova spingendo questo piccolo blocco di pietra. Non ho mai avuto la Play 2, ragazzi. Grazie, Hitgold. Tutto funziona da solo. Non è una cosa carina? Tutto funziona da solo. Asterix ci prende per pazzi? E io come spingere una piccola pietra? Mi sono scocciato di questo tasto di cui continua a parlare. Dov'è? E niente, è partito in quarta. Usando il blocco dovresti riuscire a raggiungere la sporgenza lassù. Porca troia, che bello. Veramente bellino. Bene, ora puoi muovere la bomba. Dolcemente. Avvicinati alla bomba, la raccoglierai automaticamente. Non serve premere tasti. Quando l'hai presa, muovi come se stessi muovendo Asterix o Obelix. Fai attenzione! Se la bomba tocca una parete o prende colpi, verrà innescata. E poi... boom! È molla. Finito. Non vedo! Ma che fastidio! Bel buco! Più avanti sono sicuro troverai altri modi di abbattere muri. Sì, mi ricordo. Grazie a Lonko per i suoi 8 mesi e a Lorini per la sua sub. Dobbiamo fare attenzione con questa bomba. Ma dobbiamo fare attenzione. Non fanno bombe tascabili. Ok. Bello però, mi sta proprio piacendo. Ah, un'altra bomba mi serve. Me l'ha data lì, ok. Provo a spostare con Obelix, magari è più rapido. Ops. Scusatemi. Non è mai più rapido. È esattamente uguale. Però prende il via e va anche via abbastanza spedito. È molto meno fastidioso fare questa cosa in questo gioco piuttosto che in mille altri giochi, ve lo posso assicurare. È molto meno snervante. Anche giochi moderni, cazzo, che ti fanno fare robe del genere ci mettono 8 anni. Bravi, cazzo. Che jingle era quello lì? Ma sì, che cacchio vuoi? Sciaffete! La Gina, 24 mesi, grazie mille. Tutte le torce sono accese. Non per niente siete eroi. Attenti ora, state per entrare nel cuore di Las Vegas, ma avanzate con cautela. Un uccellino mi ha detto che un druido è tenuto prigioniero nella piccola Venezia. Nella piccola Venezia? Trova una via per entrare nella piccola Venezia e liberare il druido. Va bene. Zona, se aveste bisogno di una mano. Eccellente, avete trovato un elmo di diamante. Sono sicuro che ce ne sono altri che aspettano. E che me ne fo? Più che puoi, ma non sono così facili da trovare. Che serve l'elmo di diamanti? Cos'è? Che caravana qua dietro? Pugno di fuoco! Buonasera. È tornato Mario? Ma quindi è un personaggio ricorrente, Mario con lo Splack 3000. Ha detto mamma mia, l'ho sentito! L'ha detto bassissimo, ma vi giuro che l'ha detto! L'ho sentito! Ha detto mamma mia! Ho capito ragazzi, perché state spammando se giocherò Kingdom Hearts 3? Capito? Che sì, l'ho detto più volte, non è che è una novità, una roba strana.
Cioè, così importante? In questo momento, mentre non ci stiamo neanche pensando né parlando. Argo, e dove lo trovi un canale che ti offre 11 mesi di ficcanza? Solo Gatto ti darà la ficcanza e grinta volontà. Grande Gatto, continui così. Grazie mille. E seguite le regole comunque. Cosa succede? Non vedo. E non vedo. Continuo a non vedere. Worms! No, non è vero, è Puzzle Dragon. Sembrava... cos'è? Viaggio, ok, c'è il teletrasporto. Che sparo. Forse in due? Che pietra strana da tenere. Ma c'è Panoramix lì. Puzzle Bubble, non è Puzzle Dragon. Quasi. Perché c'è Panoramix? Moulin Rouge, va bene. Roma Arena, vaffanculo. Ok, qui ci si infila. Segreti. Cazzo, che bello. Guarda com'è tutto a tema. Un attimo, Idefix. Cosa c'è lì? Cos'è? Dobbiamo pagare dei soldi? BYX. Non ho capito. Mica capito, sai. Lo devo fare... sono qua. Non ho capito. Ah, così intendeva? Vieni via di lì, Obelix. Non sono così pesante. Se al signor Asterix non sta bene, può farla funzionare da solo. Cazzo, c'è un Mario. Aia. Ah, la vita è in comune di Asterix e Obelix. Ok, carino. Ne arriva un altro, però. Va bene. A posto? A posto, vado. Ah, era la combo per il nuovo nemico, quella lì. Ok. Cazzo, che intricato sistema. Ryu, quello là? Vada, lascia sta roba. Che culata, vieni qua. Quanta gente. Aspetta. Che musica. Moltiplicatore Maximus. Vale. Andati tutti. È Ryu questo qui. Ah, questo qui con le doppie spade non mi dice nulla. Questo è Ryu di Street Fighter. Hadouken! Ah, aspetta. Aspetta, mi è scappato. Ok. Oh, Panoramix con una valigetta. Perché questa musica techno? Potrebbe essere baracca di Mortal Kombat, sì. Un po' strano, ma sì, ci potrebbe stare. Ma mi conviene tornare indietro prima degli altri nemici? Aspetta, che qui c'è da un Pungible. Qui c'è un'entrata di una chiesa finta. È arrivato Ryu. Dimmi che fa la Duken, ti prego. Panoramix e G-Man, praticamente. Cos'è quella? Ah, il tempo. Aia, oh. Perché Dolores. B, Y. Non riesco a beccare. B, Y. Non me lo fa. Ah, questo qui. B. No, a lui. B, Y. E non ci riesco. Y. R, B, A, X. Ok. Era una combo. Stanno facendo la Duken per davvero. Madonna mia, come gli spacco il tubo. La Duken. Ha fatto lo Shoryuken, non l'ho visto.
E non riesco a pigliarlo. E allora? E niente. Prima devo avere il pugno sfiammeggiante. Sono morto, cazzo! Stavo guardando la... Non l'ho visto lo Shoryuken. Si può fare in coop? Credo di sì. Vabbè, non mi interessa comunque questa cosa. È solo un bonus. Oddio, ma io perdo tutto quando muoio. Ah no. Aspetta. Vabbè, non mi serve vita lì. E cazzo, sì, in realtà ho perso tutte le cose che ho raccolto finora. La porta però l'avrà lasciata aperta. Spero. Ok. Andiamo di qui. Spacchiamo il culo a questo. Ah, vabbè, ma c'è il ponte, ok. Ok, perfetto. No, ma in realtà abbiamo il doppio salto, quindi ce ne frega anche poco, insomma. Non è vero! Vabbè. Ah, in chat hanno detto che non c'è la coop prima. Ah, che peccato. Che peccato. Era proprio un giochino carino da coop. Dottor Refer, sì, come nella vera Las Vegas. Vabbè, qui si torna dopo, ho capito. Faremo dopo. Next gen! Ok, vado. No, è chiusa. Porca vacca, che palle. Ma che stupidaggine. Sì, sì, l'ho visto l'elmo di diamante. Lo rifacciamo dopo, tanto non abbiamo... Dobbiamo tornarci per forza. Ma qui mi devo ricucare Super Mario? L'ho già detto, come mai questo gioco stasera? È uscito oggi su Steam. È Day One. No, il titolo della live non è una cazzata, è il Day One, è uscito oggi su Steam. Ok. Aia, oh. Coglione. Dodici ore di Asterix e Obelix. Me ne sono incastrato, aspetta. Dove l'ho perso? Ma... Mi si incastra. E vieni, brutto bastardo. Guarda te, guarda. Asterix! I menhir! Ale. Che tristezza che hai rifatto la cazzi. Ma scusami. Ma era aperta, ma va a cagare, sono un coglione. Oh. Non vedo, non vedo. Però ci credo, di meno uguale, dai. Non mi fa più cambiare. Cos'è questo suono terribile? Questa scorreggia. Cos'è? No. Non posso più cambiare. Boh, vabbè. Questo suono fa. Pagliaccio Baraldi, pensavo di non fare tempo, invece eccomi qua. Buon diciottesimo, grazie mille. Ok, adesso posso cambiare di nuovo. Bello però, bello. Pupapapupapapu. No, si pronuncia Aigo. Agilità inaspettata da parte di Obelix. Quanto, c'è anche il centurione, c'è la pozione magica. Beh, dribbling. Shottatissimo. Ho capito, ma scappano. Che palle. Ragazzi! Però non vi devo correre dietro. A testi romani. Ma vieni qui! Quasi finito l'effetto! Oh oh, e niente.
Allora, no, no, aspetta. Y, RB, A, X. Vabbè, vaffanculo, ammazziamoli e basta. Guarda sta musica. Bam, 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 bam. Bless. Obelix della Lazio. Qua ti fanno tutti la magica. Quanto, quanto? Che liquidità! Se scopri gli attacchi combinati con la pozione magica faresti cadere il cielo in testa ai legionari. Porca vacca. Oh, mi fa male la mano da quanto sto menando. Aia, aia. Guarda che... Oh, la madonna, questi qui con lo spruzzino però, Ti frusto, Mi fa malissimo la mano, ve lo giuro. Ecco, un po' ripetitivo dopo un po' questo combattimento e soprattutto questa musica. È rimasto solo lui, è rimasto. Ok. Te fa male la mano e loro fa male tutto. E beh, uno dei miei romani sia caduto ad almeno 3 km, non male, eh? Il signor Asterix dimentica che può bere la pozione magica lui. La ribevo. Non avevo visto che c'era il free refill. Che c'è? Cos'è? Ok. Quindi basta aprire le porte? O se ne apre una per volta? Penso che se ne apre una per volta. Ma qui non è da dove siamo arrivati? Mi pare che sia da dove siamo arrivati qui, no? Sì. La 1, la 2 o la Tarae. Grazie a Delay per i suoi 100 bits. Aiuto la telecamera. E ad Albano Carrisi per i suoi 17 mesi. Buona serata a lei e a Marcelletti che sta facendo MB. Mi sono perso. Grazie a Gabone per i suoi 25 mesi. Visti i 25 mesi, a darei un buon Natale a tutti in anticipo. Grazie mille. Ma sono uguali questi. Vabbè. Bello però, bello. Assolutamente divertente. E Smilzeray, altri 400 in arrivo. E ne dona altri 100 a parte. Ma come? Ma donali in un'unica soluzione, non è più bello? Va bene, grazie. Grazie anche al signor Delayed Veal. Ok. E smizzerei che ne fa altri 100, grazie. Siete messi d'accordo? Scomparso nel muro perché è mago, è mago. Turifel! Si vede che preferisce separare, certo. Ah, i romani pestano dei tasti per rimpicciolire il tasto. Vabbè, si fa. Oddio. Ma a che servono gli elmi, ragazzi? La molla di Sonic? Il tasto, dici? Sì, è quella. Yeah, l'ho sentito, L'ho sentito, Mario Merola!
Perché vacca che lo usa come una frusta, vaffanculo. E vabbè. Sono capace a buttare tutti assieme. Vabbè. Quello scudo. Niente, è andato ormai. Ogni lasciata è persa. Annibale, 400 bit, eccolo là. Grazie mille, ragazzi. Bom, 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 bom. Ok. Manca solo il grosso. Ho capito. Fai qualcosa, però. Gente, ok, spacco tutti, vaffanculo. La musica Toons è particolare. Tornato un altro Spark 3000 lì. Fanculo Mario. E fanculo, ciao. Buono. Non mi sei ingrossato, ok. Se non per prendere alcuni elmi di diamante che sono collezionabili, se non sbaglio. Tutto lì. Gli elmi dovrebbero essere usati per sbloccare artwork, combo, eccetera. Ok, grazie. Allora? Messo a schiattare quello lì. E mo. Oh! Ci sono dei problemi di audio o sbaglio? Sta peggiorando la situazione in maniera incredibile.